Le richieste per il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata saranno discusse e votate in una seduta del Consiglio regionale convocata ad hoc il 16 luglio. A fronte delle proposte di tre gruppi, PD, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, contro la riforma del governo, il centrodestra aveva presentato centinaia di emendamenti e aveva minacciato l'ostruzionismo ad oltranza, di cui la decisione del rinvio. Comincia anche la discussione sul nuovo piano sanitario e sociale integrato, o meglio sulle linee cardine della bozza che poi dovrà essere sviluppata e sarà alla fine esaminata dal Consiglio. Parlano i due assessori, Pezzini e Spinelli, e fanno riferimento alla grande sfida che certo il piano rappresenta. Le altre decisioni del Consiglio regionale in questi giorni: approvato il bilancio di Fondazione Sistema Toscana, sì anche al budget economico del Parco della Maremma e ok, dopo una vivace discussione, al bilancio dell'autorità portuale regionale che però si riferisce al 2022. Sono stati tanti anche in questi giorni gli eventi ospitati e annunciati qui a Palazzo del Pegaso. C'è stata anche la consegna del gonfalone d'argento al coordinamento dei centri antiviolenza Tosca. È stata questa l'occasione per ribadire il forte impegno di tutte le istituzioni contro la violenza di genere. Ci sono due novità in Consiglio regionale. Francesco Torselli, che è stato eletto al Parlamento europeo nella lista di Fratelli d'Italia, lascia il seggio a Sandra Bianchini. Ecco il saluto di Torselli attraverso la TV. Nel discorso di saluto all'Aula ho citato una data, quella del 2 novembre del 2023, che è stata forse la giornata più difficile in questa legislatura per la Toscana, quando tre province, ma non solo, sono finite sott'acqua. In quella notte credo che abbiamo dato tutti dimostrazione di cosa significa essere al servizio della Toscana. Nessuno di noi ha fatto un minuto di polemica politica, nessuno di noi ha fatto un minuto di attacco politico in quel momento, ma abbiamo deciso di spalare tutti nella stessa direzione, nel vero senso della parola. Quello significa essere consiglieri regionali e amministratori di questa regione. Significa essere da sempre i più di parte di tutti. Noi siamo fiorentini poi abituati a dividerci su tutto e su tutti, ma al tempo stesso essere consiglieri regionali significa che dopo che ti sei diviso e che ti sei detto in aula di ogni, poi c'è un bene supremo che è la Regione Toscana. Ed ecco i primi impegni che si prende la nuova consigliera. Io sono una manager che si è sempre occupata di lavoro e quindi questo è il mio tema in cui credo molto, e vedo che negli anni, insomma, non è stato mai fatto molto sul lavoro, sull'impresa, l'impresa naturalmente correlata al lavoro, su un certo target di lavoratori che sono i giovani, le donne e gli over 50. Quindi lavoro, formazione e impresa è sicuramente il primo tema. Il secondo tema, che è molto attuale purtroppo, è Sollicciano. E vengo al terzo tema, che è l'ottimizzazione delle risorse della regione. Un altro cambio invece c'è stato nel gruppo del Partito Democratico. Nicola Ciolini, che era subentrato alla neo sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, lascia il posto al secondo dei non eletti del suo partito in quel collegio, Marco Martini, che è stato anche sindaco di Poggio a Caiano. Doppiamente felice, appunto, sia per questa mia esperienza nuova, bella anche, e anche per l'elezione di Ilaria Bugetti al sindaca di Prato. Quindi mi fa molto piacere, prendo un testimone importante, perché ha fatto un grande lavoro nella sua commissione, alla presidenza della Commissione 2, e anche per tutte le iniziative che ha portato avanti. Quindi sono davvero felice di poter rappresentare il distretto pratese, l'area pratese, nel contesto del Consiglio regionale, anche se ovviamente dobbiamo tutti lavorare per la nostra bellissima regione Toscana, però nel distretto abbiamo diverse realtà, non voglio chiamarli problemi perché sono le gestioni, vorrei dire, ordinarie di quelle che è l'amministrazione di un territorio, e quindi questioni molto importanti che riguardano l'economia del distretto, che riguardano il lavoro, e il lavoro giusto che è importante. Su questo dovremo davvero impegnarci nel Consiglio regionale. La
La Toscana vuole il referendum contro l'autonomia differenziata. La richiesta in forma duplice per l'abolizione totale o solo parziale della riforma, e questo per aggirare ogni eventuale dubbio della Consulta, nasce da un'iniziativa dei gruppi del Partito Democratico, Italia Viva e del Movimento 5 Stelle. Abbiamo seguito giorno per giorno la vicenda nei nostri telegiornali. Martedì la discussione sulle due delibere è cominciata davvero, ma dopo che il centrodestra ha chiesto una sospensiva, bocciata e presentato centinaia di emendamenti minacciando l'ostruzionismo, si è deciso di convocare una nuova seduta e sarà martedì 16 luglio. Mi sono preso la responsabilità di fare quello che ho sempre fatto in questi anni. Da un lato dare la possibilità alle minoranze di fare opposizione, dall'altra alla maggioranza di poter arrivare ad approvare le norme. Quindi si è deciso di fare un consiglio ad hoc il 16 di luglio, in cui le minoranze ritireranno tutti gli emendamenti e si discuterà seriamente del merito e non si farà ostruzionismo. Non serve a nessuno, la scelta politica della maggioranza è chiara, noi non vogliamo che l'Italia venga spaccata in due, che diventi un'Italia ancora più fragile e più debole. Queste le ragioni per cui noi crediamo che questo referendum vada fatto, e questo è l'accordo che i 5 presidenti dei consigli regionali abbiamo assunto, e stiamo lavorando tutti allo stesso testo. Le altre regioni, lo ricordiamo, sono Emilia-Romagna, Puglia, Campania e Sardegna. Chi sostiene la riforma però pensa di poter affermare le proprie ragioni anche qui. Abbiamo modo di approfondire politicamente e amministrativamente le due PDD, che per quanto ci riguarda hanno già diversi vizi di forma in termini di approvazione, ricordando che siamo in fase di vacatio legis e quindi la legge non è ancora in vigore, e ricordando che non si possono abrogare soltanto dei comma di alcuni articolati all'interno di leggi e norme, ma esclusivamente l'intero articolato. Quindi noi siamo ancora più convinti della nostra posizione sull'autonomia differenziata, ma siamo altrettanto soddisfatti del nostro lavoro in aula, affinché ci sia un voto consapevole da parte di tutti i consiglieri regionali su quello che per noi è un tema centrale per l'Italia intera, che è quello dell'autonomia differenziata e di più potere e competenze alle regioni. Il sì alla richiesta comunque è scontato dalla Toscana, visti i numeri della maggioranza allargata per questo voto anche ai 5 Stelle. Ma qual è il regionalismo che vuole il centro-sinistra? Il centro-sinistra, io per primo, siamo profondamente regionalisti, ovvero per quella Repubblica delle Regioni vocata da un padre costituente che era toscano, Piero Calamandrei. Non uno Stato federale, come in Germania, non uno Stato assoluto, come in Francia, ma uno Stato fondato sull'autonomia delle regioni, e lo dice l'articolo 5 della Costituzione. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Certo, se dal riconoscere e promuovere le autonomie locali si passa al principio che attraverso i LEP, i livelli essenziali di prestazioni, si vuol creare un insieme di risorse che si danno alle regioni che sono dotate di condizioni operative e effettive di procacciamento del gettito fiscale superiori alle altre, è evidente che poi si crea una disparità e un'ingiustizia che dà alle regioni più ricche ancora più ricchezza, alle regioni più fragili ancora più debolezza. Come abbiamo sentito, i gruppi di centrodestra hanno ritirato gli emendamenti e gli ordini del giorno, e martedì ci sarà solo il dibattito in aula sulle due delibere. Ancora opinioni di segno opposto. Credo che questo sia un fatto che per noi vuole rimettere al centro i cittadini toscani e l'importanza che l'autonomia differenziata ha per i cittadini toscani. In particolare per tanti argomenti, per tanti temi che la Regione può richiedere al Governo di trattare in forma autonoma, come l'energia, e in Toscana parliamo ovviamente in particolare della geotermia, dell'ambiente e quindi anche relativamente ai parchi e al sistema ambiente, al lavoro, alla formazione e alla valorizzazione anche della cultura, perché noi in Toscana, oltre i musei che fanno riferimento agli Uffizi, abbiamo anche un sistema museale, 38 musei, quindi sono opportunità che per quanto ci riguarda devono essere nelle mani dei cittadini toscani.
noi siamo molto convinti della proposta di referendum abrogativo di una legge ingiusta, sbagliata. Io l'ho firmata in maniera convinta, l'ha firmata in maniera convinta il Presidente del gruppo del Partito Democratico, l'hanno firmata anche i 5 Stelle, questo per noi è un elemento positivo, si allarga un gruppo di partiti che ritiene di dover dare parola ai cittadini, come tale la destra che sta rappresentando, la destra toscana che sta rappresentando e difendere in maniera estrema, un po' in difficoltà, la mossa del governo ha chiesto una settimana di tempo, non si capisce per fare cosa, noi tireremo dritto sulla nostra proposta, delibereremo martedì prossimo questa proposta, è stato corretto in termini istituzionali dare una settimana di tempo per analizzare gli atti, per fare un po' di discussione e poi saremo convinti, voteremo la nostra proposta e da lì in poi inizierà una grande campagna referendaria, noi crediamo che il governo Meloni vada in crisi, sia in grande difficoltà in questo momento e sia una grande opportunità. La seduta di mercoledì è cominciata invece con un minuto di silenzio per ricordare il giornalista della testata regionale della RAI Marcello Lazzerini, scomparso poche ore prima. Poi gli assessori Bezzini e Spinelli, Sanità e Sociale, presentano il nuovo piano sanitario e sociale integrato 2024-2026. Ci sono tanti fattori nuovi, dicono, tra questi l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle patologie croniche, i cambiamenti del clima e dell'ambiente. L'obiettivo allora è quello di puntare sull'assistenza territoriale, integrando meglio e di più le due dimensioni, quella sociale e quella sanitaria. Sentiamo subito il presidente della terza commissione del Consiglio regionale che si occupa di queste materie. Ovviamente il nuovo piano sociosanitario dovrà affrontare le sfide fondamentali della riorganizzazione del sistema sociosanitario regionale. Intanto un approccio al tema delle politiche della salute a 360 gradi. La Toscana su questo è avanti perché ha creato negli anni le società della salute che sono state create proprio per questo, cioè per non occuparsi solo della sanità ma per occuparsi di tutti i determinanti, l'istruzione, l'ambiente, i cambiamenti climatici. Ormai è sotto gli occhi di tutti i cittadini come questi siano elementi che incidono sulla salute dei cittadini e solo mettendoci le mani e solo occupandosi possiamo davvero occuparci della salute dei nostri cittadini. La creazione delle case di comunità e quindi di un territorio che sia punto di riferimento per i problemi, ma non solo nel momento in cui c'è il problema, ma anche proattivo, quindi di chiamata di tutti i cronici. In Toscana abbiamo 40% dei cittadini sono cronici, 70% della spesa sanitaria è sulla cronicità. Affrontare questo vuol dire anche governare e dare un approccio di sostenibilità al sistema sanitario. Il dibattito, che per ora si sviluppa solo sulle linee guida della bozza del piano, è molto partecipato. Dure le opposizioni di centrodestra. Noi ricordiamoci che abbiamo imposto ai toscani l'aumento dell'IRPEF che ha portato 200 milioni di euro in più nelle casse della regione toscana senza avere una programmazione. Noi non sappiamo, loro non sanno qual è il fabbisogno ottimale della sanità toscana, ovvero di quanti medici, di quanti infermieri, di quanti operatori sanitari avrebbe bisogno la regione toscana nei singoli ospedali per poter lavorare al meglio. Nessuno ha in mente il fabbisogno ottimale della sanità. Noi dobbiamo rafforzare il territorio potenziando le case di comunità, decidendo che cosa fare dentro le case di comunità, ma facendo anche un grande patto sociale con le farmacie attraverso lo strumento della farmacia dei servizi. Abbiamo in Toscana 1500 farmacie, se il 10% di queste decidessero di fare un percorso sulla farmacia dei servizi, ne avremmo 150 presidi sociosanitari che offrono prestazioni sanitarie in Toscana, che sono esattamente il doppio dell'obiettivo che la regione toscana si è dato con le case di comunità, che sono 77. Noi dobbiamo potenziare, è la sfida dei prossimi anni, il servizio domiciliare. Noi dobbiamo rafforzare i pronto soccorso che sono l'anello debole, decongestionandoli, rafforzando territorio e domicilio e mettendo nei pronto soccorso gli specializzandi medici. L'informativa che è giunta stamani in aula sul piano sanitario conferma quella che è la stagione fallimentare della sanità in Toscana, il fallimento delle tre grandi ASL, e da questo punto di vista la Lega rilancerà una stagione referendaria per abrogare tutto il sistema normativo e giuridico che regge il sistema sanitario in Toscana, che non funziona. Abbiamo avuto modo di vedere che nell'informativa al solito si cerca di scaricare sul governo quella che è una
sorta di carenza di risorse alla sanità. In realtà la Regione Toscana le risorse le spende male e dimostrazione più ampia non potrebbe che essere quella del pasticcio della vicenda del payback. Nella precedente legislatura regionale il consigliere Scaramelli guidava la Commissione Sanità e Politiche Sociali. Come valuta le anticipazioni degli assessori sul nuovo piano? Da parte nostra due elementi cardine sui quali abbiamo voluto agire. Da una parte la massima attenzione alla prevenzione, solamente con la prevenzione si possono anticipare della conoscenza di alcune malattie che in molti casi possono diventare mortali o invalidanti, e nello stesso tempo una prevenzione diffusa nei territori e soprattutto con un sistema nuovo di organizzazione che vogliamo declinare, lo declineremo quando approveremo il piano sanitario. Dall'altro campo una massima attenzione, riteniamo che sia arrivato il momento, sulla salute mentale, una questione troppe volte sottovalutata che lascia in molti casi psichiatri sul territorio soli, senza un livello di integrazione con le istituzioni, con le forze dell'ordine, con dei centri di assistenza che devono essere potenziati, con un sistema che fa rete. Fa parte del gruppo misto, ma è sempre all'opposizione, il consigliere Ulmi, anche lui membro della commissione. Praticamente si prende tempo per farci capire che il piano sanitario vero e proprio forse non riusciremo nemmeno ad approvarlo in questa legislatura. Di tutte le 60-70 pagine, quello che sono, ci sono tanti esercizi di stile senza nessuna praticità di come risolvere quelle che sono dei problemi esiziali a carico del tessuto nevralgico della società, cioè quindi i cittadini. Non si dice come verranno risolte le liste d'attesa, non si dice come verrà riempita le case di comunità. L'unica cosa interessante è una valutazione dell'OCSE su quattro ipotesi per poter dare soldi o comunque razionalizzare soldi in sanità. L'unica cosa interessante è quella della razionalizzazione delle spese. Infine, registriamo il primo commento della consigliera Noferi del Movimento 5 Stelle. Noi siamo molto contenti della teoria perché per la prima volta c'è un approccio olistico complessivo sul concetto di salute. La salute non è più vista solo in senso sanitario e curativo, ma anche in senso di contrasto alla povertà, quindi un aspetto sociale. Ma anche e soprattutto ambientale. Questo è quello che abbiamo chiesto con forza alla Giunta, ossia che ci sia un cambio decisivo di rotta riguardo soprattutto alla tutela ambientale. Ci sono in Toscana delle forti criticità che non sono affrontate da decenni. Ho fatto appunto la menzione dell'inquinamento da Marmettola sulle Alpi Apuane, l'inquinamento del Fosso Bianco spiagge bianche di Rosignano, ai residui del cheo sotto le strade. Il Consiglio regionale ha dato l'ok anche a maggioranza al bilancio di esercizio 2023 di Fondazione Sistema Toscana. La Presidente della Commissione Cultura, Giachi, spiega che mostra dati in netto miglioramento. È stato mantenuto il valore della produzione e si nota un incremento del valore di ricavo. Anche per le trattative con i lavoratori, continua, sono in atto interlocuzioni positive che dovrebbero portare a breve alla firma di un accordo. Via libera poi al bilancio 2024 e al budget economico dell'ente Parco della Maremma 2024-2026. Si prevede 500.000 di nuovi investimenti per una realtà importante dal punto di vista dell'ambiente e del turismo. L'ultimo capitolo è quello che riguarda l'autorità portuale regionale, al centro di tante polemiche anche per il ritardo con cui il bilancio arriva in consiglio. Adesso è stato votato, con il sì della maggioranza, quello di esercizio del 2022, di qui la contrarietà delle opposizioni. In questi mesi, come sanno i nostri telespettatori, c'è stata anche molta tensione nei rapporti tra la Regione Toscana e il Comune di Viareggio. Il confronto anche in aula è vivace, riprenderemo l'argomento nelle prossime puntate. Infine la partecipazione, il Consiglio regionale esprime apprezzamento per l'attività svolta e per i risultati conseguiti dall'autorità regionale nel 2023. Il documento passa con i voti della maggioranza, si astengono tutte le opposizioni. Nel testo si ribadisce l'impegno a completare il percorso di revisione della legge regionale del 2013 e a confermare lo stanziamento di risorse finanziarie adeguate. Nel 2023 sono state 24 le richieste di sostegno per processi partecipativi locali, 20 sono state finanziate.
In primo piano questa settimana il riconoscimento del gonfalone d'argento al coordinamento dei centri antiviolenza Tosca, una rete molto attiva che comprende tante associazioni. ARPA di Massa Carrara, Centro Antiviolenza L'Una di Lucca, L'Una per l'Altra di Viareggio, Libere Tutte di Montecatini, La Nara di Prato, Artemisia di Firenze, Pronto Donna di Arezzo, Casa della Donna di Pisa, Frida Calò San Miniato, Donne Insieme Valdelsa Siena, Donna Chiama Donna Siena, Amica Donna Montepulciano, Donne Amiata Valdorcia Siena, Olimpia de Gugues, Grosseto e Orbetello. I centri antiviolenza svolgono una funzione fondamentale in un tempo così difficile. Soltanto nel 2024 a oggi abbiamo 25 donne barbaramente assassinate dalle mani violente di un uomo. Allora soprattutto noi uomini dobbiamo prenderci a carico questa questione, che è una questione di civiltà. Finché ogni donna non sarà libera, non si sentirà libero, noi dobbiamo sentirci corresponsabili di quanto sta avvenendo. I centri antiviolenza svolgono una funzione fondamentale perché non solo hanno la capacità di accogliere, di assistere, di proteggere, ma anche quello di dare supporto psicologico e di reintegrare socialmente le donne che vivono queste violenze, perché non si tratta solo della violenza più grave, quella che porta alla morte, ma delle tante violenze fisiche, psicologiche che le donne continuano a vivere. Un riconoscimento importante per chi è sul campo, come i centri antiviolenza, e perché salvano quotidianamente delle vite, sia le donne che sono vittime dirette di violenza, ma anche e soprattutto perché fanno un lavoro di costruzione di una cultura del rispetto tra le persone, partendo dai progetti che fanno con le scuole. Quindi il loro lavoro è duplice, sia quello appunto che riguarda la violenza e l'aiuto alle donne e ai figli che sono vittime di violenza, ma anche alla costruzione di una cultura. In questo noi devo dire collaboriamo molto con Tosca, perché insieme a loro abbiamo portato avanti dei progetti sulle scuole, in particolare sulle scuole superiori, e anche con l'Auser regionale, proprio per sensibilizzare gli adulti di Auser a riconoscere i segnali della violenza. Prima della cerimonia c'è stato un minuto di silenzio per le tante, troppe vittime di femminicidio. A ritirare il massimo riconoscimento del Consiglio regionale è stata, a nome del coordinamento Tosca, Sabrina Gaglianone. Noi abbiamo deciso come centro antiviolenza della Toscana di metterci in rete come coordinamento Tosca 15 anni fa. Noi facciamo quasi un compleanno in questi giorni, perché era il giugno 2009 quando è nato il coordinamento. Ed essere un coordinamento assicura una omogeneità delle metodologie che noi utilizziamo, un rapporto con le istituzioni che è un rapporto unitario, cosa molto importante, e ci permette di fare rete utilizzando le competenze che troviamo in tutti i centri. Quindi è veramente importante, insomma, parliamo sempre delle reti, noi ci crediamo molto, e prima di tutto in Toscana c'è una rete. Sono tanti festival estivi, come vedete ogni giorno nei nostri telegiornali, che vengono presentati qui a Firenze nella sede del Consiglio regionale. Comincia adesso, dura fino a fine luglio, avrà un appendice a settembre, il Radicondoli Festival, con teatro, musica, arte, incontri, stage di formazione. Il titolo quest'anno è Alfabeto Interiore. È un festival che ormai longevo, la 38ª edizione, e si dilata nel straordinario paesaggio che c'è intorno a Radicondoli, cioè dove il paesaggio diventa anche scenografia del festival. È un festival altamente sostenibile, con allestimenti basici, e che proprio sfrutta le caratteristiche architettoniche e ambientali di Radicondoli. Fino al 4 agosto c'è il Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra. Il programma dell'edizione 2024 offre spettacoli, concerti, presentazioni di libri, incontri ambientati in una cornice archeologica unica. È sicuramente un appuntamento importante per la città, ma soprattutto per i turisti che in questo periodo fanno presenza su Volterra. Nel prossimo weekend, dal 19 luglio, c'è in Cantaborgo a Sinalunga, spettacoli itineranti, musicali, teatrali, artistici si sviluppano nello scenario del borgo medievale. Siamo entusiasti di riproporla ancora una volta, perché poi oltre ai cittadini che ce lo chiedono è diventata una manifestazione di risonanza, diciamo, regionale e anche interregionale, quindi richiama persone, migliaia di persone, insomma, anche dalle regioni vicine. Insomma.
Anche Santa Fiora in Musica comincia venerdì 19 luglio, è la 25esima edizione. C'è tanto entusiasmo, tanta bella gente e veramente la possibilità di portare cultura gratis e di questo livello da 25 anni in questo borgo è una cosa bellissima. Parleremo di tutte le altre iniziative tra 7 giorni, anche del nuovo bando per la miglior tesi di laurea su Europa, regioni, cittadini che scade il 16 settembre. Ma prima di chiudere vi mostriamo le belle immagini della mostra sulle note di Pinocchio che è ospitata nelle sale del Consiglio regionale fino al 20 luglio. Ci sono 42 tele di importanti artisti, 21 sculture del maestro Mario Lampo, una selezione di oggetti e anche il costume di Pinocchio che indossò nel film Roberto Benigni. Un'occasione da non perdere. Noi invece vi diamo appuntamento venerdì prossimo, 19 luglio, alle 21:10 per una nuova puntata di Regionando.